Pepi Merisio e Luigi Accattoli firmano Civiltà del Natale, da cui abbiamo tratto le immagini che ora vi mostreremo. E ora si ascolta Deste Fidelis, una popolana di un presepio napoletano. Incisione di Trento Longaretti. Salvatore Fiume, tempera della Natività con immagini. Ed ora qualche squarcio del celeberrimo presepio Cuciniello alla Certosa di San Martino a Napoli. Scorso sul presepio di oggi, un presepio di cartapesta che si affaccia su Piazza Duomo a Lecce, figure scolpite con sabbia a Lignano Sabbia d'Oro, il presepio della marineria a Cesenatico. Presepio nella cascina Vistarina a Salerano sul Lambro vicino a Lodi. E ci sono i presepisti, gli artigiani. Eccoci ad Ortisei, in provincia di Bolzano, in un laboratorio per intagliare su legno il presepio. Aveva ragione in questo caso la regina di Spagna, Margherita d'Austria, che gioiva ad ogni presepio che le veniva regalato. La devozione, diceva la regina, nasce dalla gioia di scoprire che il bambino Gesù è bello come ogni bambino del mondo, che tutti noi possiamo entrare da quella porta che San Giuseppe dischiude, che l'incarnazione del Verbo presentata così è semplice e commovente, come le nennie degli zampognari, aggiungiamo noi, come il tu scendi dalle stelle, oppure il canto che in questo momento stiamo ascoltando, ad este fidelis, accorrete o fedeli, lieti, trionfanti, venite, venite in Betlemme. Vedete il nato re degli angeli, venite, adoriamo, sentite, adoriamo il Signore. E i presepi raffigurati o i presepi intagliati hanno suggerito alla nostra regista Manuela Leonbruni di andare al presepio, al grande presepio che si trova all'esterno di Piazza San Pietro, che è uno dei presepi probabilmente allestiti in questo momento più grandi del mondo. Si estende su una superficie di circa 400 metri quadrati, anche se di una dimensione inferiore e con un numero ridotto di personaggi rispetto al passato. Fra le tante sculture sono nuovamente presenti anche due dei quattro angeli donati dal Messico. Resta comunque una natività, vedete, di grande dimensione ai piedi dell'obelisco, in cui la statua più imponente raggiunge i 3 metri di altezza. La scena della nascita di Gesù è collocata quest'anno sotto una struttura provvisoria coperta da semplici assi di legno ricavata a ridosso delle mura di Betlemme. L'ambientazione è arricchita dalla presenza di una torre d'ingresso, di un grande portale che fa da sfondo alla Natività e da umili abitazioni contadine che si sviluppano intorno alle mura stesse. Accanto al presepio c'è il grande abete, uno dei più grandi appunto che abbiamo visto negli ultimi anni, a cui tra l'altro ha fatto anche riferimento Papa Benedetto XVI nella sua omelia, che gareggia
un po' anche con l'obelisco ed ha un'altezza di ben 33 metri. Dopo essere stato esposto in Piazza San Pietro, ci dicono quelli dei servizi tecnici del Governatorato dello Stato e della Città del Vaticano, che hanno curato l'intero progetto del presepio e dell'albero di Natale. Dopo essere stato esposto in Piazza San Pietro, il gigantesco abete verrà riutilizzato e destinato a progetti per i bambini.